Oh, buongiorno a tutti, benvenuti. 7.51, l'argomento di questa mattina sarà la fotografia di strada, meglio nota come street photography. E non solamente perché qualche mese fa ho scritto un libro dedicato proprio all'argomento, ma anche perché è un genere che tutti abbiamo occasione di frequentare visitando città, facendo viaggi e tra l'altro anche perché è un genere molto di moda negli ultimi anni. Quindi perché non dare qualche consiglio proprio riferito a questo genere di fotografia? E allora cominciamo subito. Consiglio numero uno. Il consiglio numero uno riguarda l'attrezzatura. Soprattutto se hai una macchina con molti obiettivi, se ti porti dietro un sacco di attrezzatura, rischi di perdere un sacco di tempo a cambiarla, un sacco di peso e quindi risulti molto dispersivo. Meglio portarsi dietro poca attrezzatura, il minimo indispensabile. Se poi al posto di avere anche macchine fotografiche molto grosse, ingombranti, hai anche qualche macchina un pochino più piccola, magari una compatta o anche il telefono cellulare, può essere veramente un ottimo suggerimento per passare inosservati. Io ad esempio uso una macchina piuttosto piccola, che poi sarebbe questa qui, vedi, piccolissima, che puoi fare tutte le fotine che vuoi. No, vabbè, questa forse è anche un po' troppo piccola. Ma comunque il discorso sull'attrezzatura è veramente importante, per cui occhio a quello che ti porti dietro. Consiglio numero due. Beh, il consiglio numero due riguarda la velocità, perché molto spesso fotografi situazioni che non si mettono in posa per te, che non aspettano te. Quindi la velocità di scatto diventa veramente molto importante. E come si fa ad essere veloci? Bisogna diventare bravi, bisogna prendere confidenza con l'impostazione della macchina. In molti casi non è un reato usare gli automatismi, puntando sulla maggiore velocità possibile. E questo è il consiglio numero due. Consiglio numero tre. Beh, il consiglio numero tre è un po' l'esatto opposto del consiglio numero due. Per cui da un lato velocità, ma dall'altro pazienza, pazienza. Perché a volte ci vuole un po' di tempo prima magari che certe situazioni si verifichino e tu devi saperle aspettare. Per cui senza la frenesia di dover fotografare assolutamente tutto un gran movimento di qua, di là. No, no, aspetta, guardati in giro, cerca di vedere come si sviluppano certe situazioni e impara ad aspettare. Tutti i grandi fotografi ci impiegano sempre un sacco di tempo per i loro servizi. Sanno aspettare. Consiglio numero 4. E beh, il consiglio numero 4 me lo faccio prestare da uno dei grandi fotoreporter del passato, forse il più grande in assoluto, Robert Capa. Robert Capa diceva: se le tue fotografie non sono abbastanza buone è perché non eri abbastanza vicino. E allora cerca sempre di avvicinarti il più possibile alle cose che fotografi. Devi avere un po' di coraggio, devi avere un po' di intraprendenza. E soprattutto non devi avere paura. Avvicinati sempre il più possibile. Guarda lì che roba, hai paura ad andar vicino, eh? Altro che Robert Capa, sei una merda! Bene, anche per oggi abbiamo concluso la nostra consueta rubrica 7.51, vi aspetto la prossima volta. E naturalmente la prossima volta io ci sarò.